Oggi il prezzo di Bitcoin è crollato improvvisamente fino a quota 6.000 dollari. Questo è quello che è successo. Ieri il prezzo di Bitcoin stava attorno a 8.000, 7.007, insomma, attorno a quella cifra. Poi in effetti questa notte da 7.007 aveva iniziato a scendere verso i 7.004. Poi questa mattina è crollato verso 6.000 con un picco minimo di 5.008. Tra l'altro, da notare che questo crollo è avvenuto con dei volumi pazzeschi, perché se vedete le linee arancioni sono per l'appunto i volumi, magari prendiamo solamente le ultime 6 ore e solamente il timing dell'ora, vediamo che durante la prima ora sono stati scambiati 328 milioni di dollari in Bitcoin, durante la seconda 316, poi 165 e poi adesso 146. Per carità, oggi è crollato tutto, tutti i mercati finanziari sono in pesante perdita e Bitcoin non ha fatto eccezione. Persino l'oro oggi perde, cosa che capita abbastanza raramente. Se andiamo a prendere gli ultimi 5 giorni, vediamo che il prezzo dell'oro in effetti è in calo già più o meno da diverso tempo. Questo è quello che è successo oggi. E se noi prendiamo solamente oggi, vediamo che il prezzo dell'oro anche oggi è in forte sofferenza. Per non parlare degli altri mercati, se andate a controllare, vedete che è tutto in perdita. Italia, Europa, Germania, Inghilterra e Stati Uniti d'America. Bitcoin però sta perdendo di più in percentuale, la perdita di Bitcoin non è del 10%, ma è del 20-25%. Tra l'altro, se andiamo su CoinMarketCap, scopriamo che non solo il Bitcoin sta perdendo il 20-25%, ma è quasi quello che perde meno perché le altre criptovalute perdono 30%, insomma. XRP più o meno una perdita simile, vabbè, Tether ovvio che non perde niente perché vale tanto quanto il dollaro, ma vedete 33, 39, eccetera, 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 giusto l'EO, cioè il token di Bitfinex, perde poco, quasi niente. Questo fa sì che la dominance di Bitcoin sia tornata abbastanza alta, 65,5. Dovete sapere che in passato, nei giorni scorsi, era scesa addirittura più o meno fino a 60-61%, poi era risalita fino a 63%, per diversi giorni era stata tra il 63 e il 64% e oggi è salita fino a ben oltre il 65, quasi il 66, perché in genere quando i mercati cripto perdono, Bitcoin è forse quello che tiene un po' meglio degli altri, tutto lì. Ora la domanda che tutti si fanno ovviamente è: che cosa capiterà? Continuerà a scendere? Rimarrà a 6.000 oppure si rialzerà? Io, come sapete, non sono in grado di fare previsioni, ma stavolta ne ho trovata una che forse non è propriamente la migliore possibile perché proviene da una persona interessata, non disinteressata, però almeno ci dà un'idea. L'abbiamo pubblicata sul Cryptonomist, ovviamente vi metto il link in descrizione, e l'ha fatta Arthur Hayes, che non è nient'altro che il cofondatore e CEO di BitMEX, che è una notissima piattaforma per il trading di criptovalute, quindi non è una persona disinteressata. Ma quello che lui dice è che, e l'ha detto proprio oggi, è che non crede che il prezzo scenderà nuovamente sui 3.000 dollari. 3.000 dollari è il prezzo circa che aveva a dicembre 2018, il prezzo minimo raggiunto dopo lo scoppio della bolla. In realtà era 3.250, ma siamo lì. Secondo Ace, il punto massimo di sofferenza per Bitcoin in questo momento sta da qualche parte tra 6.000 e 7.000. In realtà i 6.000 sono già stati raggiunti, quindi in teoria, secondo quello che ha detto oggi Hayes, si sarebbe raggiunto il punto minimo di questo momento per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin. Tra l'altro, poi lui aggiunge un'altra cosa, ovvero che secondo lui nel corso dell'anno, cioè entro la fine del 2020, il prezzo di Bitcoin dovrebbe tornare ad una cifra compresa tra 10.000 e 20.000 dollari. Ricordatevi che 20.000 dollari è il picco massimo mai raggiunto a dicembre del 2017.
Io non so dirvi se il CEO e cofondatore di BitMEX abbia ragione, vi so dire che non è una persona disinteressata, quindi questa analisi purtroppo è l'unica che ho trovato per ora, non è che sia poi molto affidabile, però è già qualcosa, anche perché in effetti lui questo bottom di 6.000 l'ha detto prima che venisse raggiunto e quindi in questo momento, perlomeno sul breve periodo, questa analisi sembrerebbe avere un senso. Tra l'altro voglio farvi notare un'altra cosa sul grafico dello stock to flow. Andiamo a prendere lo zoom solamente sugli ultimi giorni e scopriamo che la discesa del prezzo di Bitcoin, lo stock to flow, la indicava qualche giorno fa. Questa discesa è iniziata qualche giorno dopo, 5 o 6 giorni dopo rispetto a quello che era stato previsto lo stock to flow, però mentre lo stock to flow diceva che il minimo avrebbe potuto essere di 6.900, quindi circa 7.000, il minimo è stato qua sotto a 5.900, quindi 6.000. Inoltre, secondo questo grafico, una volta toccato il minimo, il prezzo di Bitcoin potrebbe tornare a salire e prima dell'halving potrebbe tornare anche su livelli tipo 9.100 dollari. A dire il vero, io sto aspettando qualche parere di esperti, perché io non sono un esperto di mercati finanziari, per capire se questa idea, cioè che ci fosse un bottom a 6.000 e che l'ipotesi di una risalita fino a 9.100 visualizzata dallo stock to flow sia plausibile, però fino ad ora non ho trovato nulla di, diciamo, certo o comunque consolidato. Quindi in questo momento ci sono tantissime ipotesi, secondo me sono molto divergenti, quindi è difficile immaginare chi potrebbe avere ragione. Potrebbe avere ragione chi dice che il prezzo crollerà ancora fino a 3.000 dollari, e invece potrebbe avere ragione chi sostiene che magari il bottom è 6.000 e da qua potrebbe salire. Sinceramente non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni, perché se nei prossimi giorni il prezzo si muoverà e se leggerò di una convergenza di diversi analisti, di diversi esperti su una qualche ipotesi, su un qualche scenario, ovviamente non mancherò di riferirvelo. Quindi seguiamo che cosa accade in questi momenti e ci rivedremo nel corso delle prossime ore o dei prossimi giorni se ci saranno novità, ma sicuramente ci saranno. Un saluto, ciao!